modesta diminuzione per la borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente ST Microelectronics, che vanta un incisivo incremento del 2,16%. Le peggiori performance, invece, si registrano su CNH Industrial, che ottiene meno 3,96%. Sessione debole per il petrolio, che scambia con un calo dello 0,68%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea annunciati i prezzi al consumo pari a 2,1%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 2,4%. Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle scorte di petrolio. Si attende dal Regno Unito la diffusione delle vendite al dettaglio, previsto domani. Si attende un avvio contrastato per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P meno 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.580 punti.